L'Associazione Cittadini per il Recupero della Gabelli ha ridato alle stampe il volume La scuola più bella d'Italia, che ripercorre la storia dell'attività scolastica in provincia sino alla realizzazione dell'istituto. E questo per finanziare le attività che saranno avviate dopo la riapertura delle elementari. Questo giorno di festa della chiusura della scuola Gabelli è presente anche l'Associazione dei Cittadini per il Recupero della Gabelli, perché se il progetto di recupero dell'edificio storico è ormai avviato, e già anticipiamo felicemente avviato un recupero pieno dell'edificio, la nostra associazione nasconde dietro la parola recupero soprattutto ora il recupero di quelli che erano i valori educativi che Pierina Boranga aveva fondato in quella scuola. A questo proposito abbiamo anche ristampato un albo che ripercorre sostanzialmente le tavole, ripropone le tavole di quella che è stata la mostra La scuola più bella d'Italia, allestita proprio nella scuola qui dietro alle mie spalle nell'autunno del 2015. Ogni raccolta, ogni offerta che ci verrà in qualche modo riconosciuta a fronte di questo albo servirà alla nostra associazione a promuovere le attività culturali che nell'ultimo anno e mezzo hanno proprio avuto il loro focus sulla promozione della cultura e dell'educazione scolastica, ed è quello che noi come partner del comune nel progetto di recupero della scuola Gabelli abbiamo preso l'impegno di fare un corso di alta formazione proprio rivolto ai docenti delle scuole bellunesi, non solo quelli della scuola Gabelli, per aumentare e migliorare la qualità e l'offerta educativa in città.